imporre il nostro gioco, fatto di situazioni di ritmo alto, prendere anche dei tiri alla prima occasione di vantaggio, di correre in contropiede, soprattutto dopo palle recuperate e rimbalzi. Il problema è che le palle recuperate sono state un po' poche e questo chiaramente ha permesso a Torino di segnare ripetutamente ogni azione. Però io francamente ho finito la partita sereno e consapevole che i miei ragazzi hanno dato tutti il 100%. Quindi io ai ragazzi nello spogliatoio ho detto di tornare a casa a testa alta, perché sì, abbiamo subito 100 secondi, però non ho visto uno dei miei ragazzi dare meno del 100%. Quindi io sono strasoddisfatto della prestazione della mia squadra e dei miei ragazzi. Chiaramente il fatto di aver subito una serie così da 3 punti, soprattutto di Amoroso, quello ha influito nettamente sulla partita. Però è stato bravissimo lui, perché alla fine Valerio è stato aprirsi e tirare con la sua rapidità quello del suo tiro. Non ha detto di stare con lui, di cambiare, ma ha fatto anche le finestre con l'uomo vicino, e complimenti sicuramente a Valerio. E diciamo che stasera le individualità di Torino sono emerse, anche Lewis, anche Fantoni, Giachetti, cioè tutti hanno dato il loro contributo. Quindi complimenti a Torino, complimenti per questa vittoria. Noi torniamo a casa direi a testa alta, pronti a ricaricare le batterie, perché domenica andremo su un campo difficile come quello di Trieste. Ecco, te a testa alta, ma forse ancora più incerottati, ti chiedo, cittadini, dopo una partita come quella di stasera, come starà, come stanno Benevelli, come sta Passera? Cioè, il rischio è quello di non aver perso solo la partita, no? Certo, quello è una cosa che valuterà il nostro staff medico. Passera ha fatto un'istruzione alla caviglia, Benevelli ha sentito tirare la coscia, e Cinta veniva da un problema alla schiena. Non a caso avevo chiesto di giocare con Treno più avanti, perché dopo recuperare 3 giorni dopo una partita intensa come quella di Casale sapevo che si correva questo rischio qua, però non è stato possibile. Però se ci dobbiamo piangere addosso, non è il nostro modo di vedere la pallacanestro. Quindi da domani continueremo a lavorare in palestra, con i giocatori sani che abbiamo, andremo a Trieste per giocare una partita a viso aperto e vedere di giocare la miglior modo possibile.